direzione Massa Marittima, gireremo il backstage con XT4, ma tutto il video con una medio formato, la 100S, la GFX 100S. Domani la metteremo sotto stessa e la metteremo anche su due posti un po' particolari, però non vi dico altro. Se il primo è facilmente, cioè il primo dovrebbe funzionare perché l'abbiamo già testato in altre situazioni, il secondo non lo so. Guarda che roba, però può essere, dipende da Davide, se funziona funziona, voleremo, se non funziona cadrì. Give me all of your lies, 'cause you're my demon in disguise. I learned to love the cage you keep me in, but the walls keep closing in. È la prima volta che lo usiamo con una camera così pesante su una bici che va molto veloce su un terreno impervio. Prevedo cose molto interessanti. Uno, azione. A perfect storm, a beautiful catastrophe. Poi qua faccio una sorta di spazzolata con la Uno, vai. Se pensiamo che oggi dobbiamo fare soltanto lo che sciuscati, diciamo che sta andando bene. E vedi, ta. Mamma mia! Mamma, che flare! Esattamente. Il flare. O ce l'hai, o te lo crei. Che per la tua sicurezza. Però avrei fatto fare sulla testa. Non fate queste cose a casa, non le fate. L'ha costretto lui, ragazzi. Due giorni dedicati allo sport, ma raccontati con questa, che è la GFX 100S. Io ringrazio Antonio, che è stato il nostro sportivo sulla bici, appassionato di downhill, Gaetano, che è quello che sta facendo alla camera adesso, farà sì, e poi c'è Davide, che ha fatto sia da uomo drone, perché lui è il nostro uomo drone, ma anche da fotografo backstage. Ovviamente ringrazio Canon che ci ha mandato questa bellissima bici, che è stata quella utilizzata da Antonio, bici da Downhill, e ringrazio Fuji. Dopo la sessione di ripresa ovviamente arriva la sessione studio. Abbiamo guardato i file, li abbiamo già lavorati, li abbiamo già montati e li abbiamo già colorati. La Fuji GFX 100S offre un sensore large format, che è il sensore con un formato più grande rispetto a ciò che oggi offre il mercato di produzioni cinematografiche. Di conseguenza abbiamo una profondità di campo molto ridotta e un'immagine con un effetto molto cinematografico e tridimensionale. Il file che ne deriva ovviamente è ricco di informazioni e ci permette di avere un recupero grazie alla camera dinamica nelle ombre e nelle luci. Wow. La versatilità è il suo punto di forza, possiamo creare con un ottimo ibrido sia foto che video, ottimi per produzioni cinematografiche ad alto budget. Tanta camera dinamica a disposizione, che tra l'altro possiamo gestire grazie all'F-Log, che ci permette di poi in fase di post-produzione lavorare molto facilmente i file. Adesso vi farò vedere anche qualche clip per rendervi conto del prima e del dopo. Insomma, camera molto performante che sicuramente si distingue da tutto quello che è il mercato odierno, va soltanto provata e sfruttata per la sua capacità di gestire foto e video.